Alcuni caratteri della cosiddetta Roma sparita del 1800. In realtà il ghetto risale a molto tempo prima. Diciamo che è una caratteristica urbanistica di Roma abbastanza stretta, molto particolare, dovuta appunto a tutta la storia dell'insediamento operaio a Roma e tutto quello che succede. Hanno regalato. Io ho preparato pure delle piccole dito, però sono molto molti, quindi la famiglia fai, non aiuta la famiglia. Facciamo una famiglia, io non lo so. Viene nel palco, così alleggerisco pure. Grazie al caso, fate un attimo. Una famiglia, ecco, quello che aiuta, qualcuno che è passato ce la può mandare anche come mail, l'altra è seguita adesso, c'è già la licenza di no, no, è l'interno, non ce n'è l'avanza una? No. Deve strillare. No. Fai voce. Molto per rimasti senza. Vabbè, ascoltiamo. Poi tanto, tra l'altro è scritto pure abbastanza a Roma, comunque già c'era, diciamo che era antecedente sicuramente all'era cristiana. Tant'è che, per voi sapete, ci stanno anche le catacombe ebraiche, oltre alle catacombe cristiane, poi di Corlonia, di Roma, quindi la presenza ebraica era abbastanza, non era proprio numerosissima, ma già era accertata. L'insediamento degli ebrei nell'epoca romana non stava qui, ma stava principalmente a Trastevere, cioè era stata scelta come luogo di residenza, non è che era stata imposta, una caratteristica che nei secoli, prima del XV-XVI secolo, era che la popolazione di religione ebraica preferiva riunirsi in determinati posti come segno di identità culturale, per stare più insieme e mantenere più strettamente le loro tradizioni. Infatti allora i quartieri dove gli ebrei si radunavano ad abitare non si chiamavano ghetti, ma si chiamavano giudec. La classica giudecca era il quartiere dove gli ebrei liberamente avevano scelto di abitare. Il termine ghetto è abbastanza posteriore, deriva dal quartiere veneziano, dove c'era una fonderia di ferro, che in dialetto veneziano, veneto, certo, si chiamava ghetto. Era un termine ebraico orientale, e da lì poi storpiato in vari modi divenne la parola ghetto. Per punto proprio indica il posto dove stavano gli ebrei, però non era il ghetto come lo intendiamo oggi o come lo intendevano gli ultimi secoli, era il posto dove gli ebrei liberamente decidevano. Questo, la cosa dell'insediamento ebraico è continuata nei secoli. La domanda che viene subito è: quali erano i rapporti con la Chiesa cattolica? Ma diciamo per tutto il dunque, in epoca tardo-romani, i romani non facevano molta distinzione tra ebrei e cristiani, diciamo che per loro erano tutti una parrocchia, quindi trattavano tutti quanti allo stesso modo. Poi, con la caduta dell'impero, l'affermarsi dell'egemonia del potere temporale del Papa, diciamo che fino all'anno 1000-1100 gli ebrei non hanno mai avuto problemi, erano accettati benissimo, anzi,
essendo molto esperti di commercio e di attività finanziarie, i papi li utilizzavano moltissimo come finanziatori e spesso personalità ebraiche erano proprio consiglieri economici di quello che allora potevamo chiamare, di quello che allora era lo Stato della Chiesa. Diciamo che l'intolleranza verso gli ebrei invece era più marcata fuori dai confini del territorio italiano, diciamo. Già c'erano un po' più di problemi, soprattutto nelle parti orientali dell'Europa. La vita, diciamo, trascorse abbastanza tranquillamente fino al 1555, quando Paolo IV, a un certo punto, impose tutta una serie di restrizioni. Tra cui abbiamo detto che gli ebrei non erano più liberi di circolare liberamente, ma dovevano essere tutti quanti risiedere obbligatoriamente, non per scelta, ma coattamente, in un determinato. Questo era quello dei prezzi di astronzo. Questo perché questa fu, diciamo così, una disgrazia data, diciamo così, appunto dell'autorità, perché? Perché per i cristiani era peccato prendere, fare i prezzi di astrozzo agli altri cristiani, per ebrei non era peccato, quindi lo volevano fare loro. Questo era il motivo perché tanti romani da allora cominciò un certo astio verso i romani della religione ebraica, perché? Perché erano visti come distruttivi, logicamente. E poi c'erano tantissime altre restrizioni piccole, per esempio quando uscivano dal ghetto dove gli uomini dovevano il panno giallo, che fu poi l'infanzia ripresa dai nazisti. Quindi niente di nuovo. Secolo. Secolo. Le donne dovevano portare il velo giallo. Il velo giallo era una cosa molto grave, perché? Perché era lo stesso colore che era imposto alle donne del malaffare. Ho capito. Ma proprio lo peggio, proprio quello proprio. Perché a Roma allora c'erano le donne del malaffare quelle peggio e c'erano quelle oneste, le cortigiane oneste, quelle che stavano nei palazzi. Invece se vuole prego, quando preso questo cosa giallo. Non è cambiato niente. C'erano tantissimi proprio a carnevale agli ebrei era lecito fargliele tutto. Quello che avete visto sul marchese del Grillo che gli diceva i figli, guardate che una cosa effettivamente era una delle poche cose, diciamo delle più minime, ma se no succedevano queste cose, erano obbligati spesso a competizioni veramente umilianti, che ne so, si dice, Danazzo racconta, vabbè, è lui che porta di, ma tipo saltare in mezzo ai letame oppure fare le corse legate in un certo modo, diciamo, pensate che la cosa ancora più ridicola era addirittura quella delle restrizioni del gioco del lotto. Gli ebrei potevano giocare soltanto i primi 30 minuti, potevano giocare nel 90 gli ebrei solo i primi 30, e infatti si diceva che quando per caso uscivano i primi una cinquina con i primi 30 numeri, altri romani dicevano oggi Arghetto fanno Bardoria, perché appunto. Cioè, quindi li facevano giocare questa premessa. E quindi questa era un po' l'andazzo secondo me. Uno dei problemi subito che nacque fu quello del sovraffollamento, perché poi immaginate tutte queste persone riunite in un'aura così piccola determinò da subito grandi problemi appunto igienici soprattutto. Pensate che tutte le case erano trasformate in botteghe, perché gli ebrei naturalmente quelle imposizioni circa quei mestieri tipo bracciaroli, rigattieri, subito lo svilupparono per cercare di campare meglio. Per esempio diventarono maestri nel disfare tutti i vestiti usati, i vestiti stracci che trovavano, ricomporre tutti i vari tessuti e rifarne le nuove. Il fatto di essere rigattieri fece sì che moltissime case c'erano botteghe di tutta antichità, che avevano racimolato, e quindi. Però il problema grosso era quello del sovraffollamento e soprattutto del non solo. La cosa più grave fu era il Tevere. Voi pensate adesso, qui vedete lungo, se ci avete un attimo un momento non allagava. Qui le case scendevano a piccoli, proprio i piani, diciamo, i primi piani davano proprio affacciando sul Tevere. E ogni volta che c'era inondazione qui era una tragedia. Qui si allagava tutto qua. Pensate che quando ci fu la grande peste, l'età 600,
di 4.000 persone morirono 1.200 persone, 1.200 ebrei. Quindi solo le peste, per dare una regolata che poteva essere. Questa salita è continuata almeno fino alla rivoluzione francese e all'avvento di Napoleone. Una delle pochissime cose buone che Napoleone ha fatto a Roma fu quella di abolire le restrizioni degli ebrei. Gli ebrei tornavano liberi di circolare, però tutto l'impianto era proprio rimase tutto qua. L'epoca di Napoleone durò pochissimo. Nel 1828 il Papa, e mi pare che era Leone, e invece ripristino un'altra volta tutto quanto, obblighi, nessuno, non dovevano avere contatti addirittura con la popolazione romana, che non dovevano avere che la religione si diffondesse. L'unica cosa buona che Leone XII fece, che si rese conto delle condizioni disastrate proprio di Zeniche, e allargarono il ghetto che prima arrivava qui a Porto Grottaglia praticamente, fu allargato e arrivò fino a Piazza Mattei. Però venne un attimo di respiro, insomma, perché praticamente erano compresi in altri due isolati su quasi allora erano 8.000, che non è che fosse una grande cosa. Ovviamente è stato continua tutto, per tutta la durata dello Stato Pontificio, fino all'avvento del Regno d'Italia nel 1870, quando Roma viene occupata, liberata, vediatela come pare, dagli inglesi. Ovviamente una delle prime cose che il governo italiano fece gli ebrei furono liberi di libera circolazione, di acquistare tutti quanti. E scusate, mi sono scordato, ve l'avevo detto, nel 1848 mio nonno aveva già liberato il posto, però diciamo che le condizioni precarie di vita qui dentro non c'erano ancora, anche se non c'erano. Con l'avvento appunto dello Stato italiano, erano liberi di uscire, già erano uscito via. Però bene, lo Stato italiano ha confermato tutta questa libertà, e quello diciamo che fu un periodo in cui un po' di ebrei cominciarono a uscire dal ghetto, ma era una porzione non più del 20% andarono via, tant'è che si diceva a Roma tutti quelli che prima erano stati costretti con la forza, per umiliazione a star dentro, adesso continuano a restarci da muro delle loro tradizioni. Questo era quello che funzionava. Di tutto quel periodo, per vedere com'era la condizione del ghetto, se voi vedete tutti gli acquerelli di Roma sparita, Resla e Francia, sono quasi in gran parte tutti ambientati al ghetto, perché potete rendere conto un po' di quella che era la vita. E oggi non è che è rimasto molto dell'antico ghetto, poi lo vedremo in punti più fisici. Per finire appunto il secolo, il XIX secolo, diciamo che la grossa spallata alla condizione del ghetto fu data dopo l'ultima grande inondazione del Tevere, che fu nel 1870, e cominciò la costruzione dei muraglioni del Tevere, molto bene. Questa qui anticamente questa piazza era quando c'era il ghetto era l'inglese con il presidente poi dove c'è il nuovo appunto piazza quando c'era la piazza dove c'è la piazza in Cibellonese non era vero proprio qua a mezzo passava il muro del ghetto era qua a mezzo qua saremmo già fuori qui saremmo perché la fontana no prima stava dentro dove trovate il barro di inferno in realtà lì sono le porte. Questo qua è tutto appunto un vecchio complesso, quella lì è la chiesa di Santa Maria del Pianto, che funziona da tutto ancora una chiesa. Perché Santa Maria del Pianto? Perché c'era la storia.
qui lì c'era una volta l'antica immagine della Madonna. Dove? La, stava lì attaccata, adesso non c'è più, sta in un'altra chiesa, la mia città. Perché Santa Maria Claus, appunto, c'era questa immagine della Madonna, la tradizione romana vuole che qui c'è stato un duello tra i a Roma allora si lavorava lì con le ogni scusa era buona quando ha fatto coltellate. Nel duello tra questi due mondi, uno stava verso il fondo, stava quasi per venire trafitto, allora un poco, cioè chiese a rivale per amore della Madonna che sta lì per favore salva la vita. Questo qua si è commosso e buttò il coltello. Come si è girato quello che riuscì a ripensare, la riprese il coltello su e l'ha ammazzato. La tradizione disse della Madonna, allora disse da bambino cominciò a piangere. Per caso lì passava un prete che col coltello le lacrime della Madonna e le portò a fatto questo nella chiesa di San Salvatore, a cui poi fu portato anche di lui. Però il sabato allora, questo fatto è per loro in tutta Roma. Un'altra era che non potevano avere più del luogo del punto. Quindi il Papa aveva detto, la prima cosa sì, ma una. Allora, gli ebrei a Roma non erano tutta una cosa migliore, perché c'erano gli ebrei romani, c'erano gli ebrei di Catalogna, c'erano gli ebrei quelli spagnoli, c'erano gli ebrei siciliani, gli ebrei quelli che venivano dal Medio Oriente, e il culto sembra che fosse un po' diverso l'uno dall'altro. Allora, il palazzo che era della sinagoga, che poi l'hanno abbattuto, a diversi 3 anni ogni piano c'era la rito su, e quindi erano diventati 5. La scuola era la sinagoga, quindi 5 Eccolo qua, le 5 scuole. Ecco le 5 scuole. Qua c'è il tempo che chiamate scuole. Possiamo fare una foto tutti insieme? Vuole prendere una foto tutti insieme a me? Ma qui vicino alla fontana è carina. Allora, girate che tutti quanti. Ma cara, mettiamoci in mezzo perché io sono ragazza, se no...